Siamo appena arrivati in hotel. Datemi soltanto un attimo e vi spiego. Adesso andiamo in cima a una montagna. Volevo spiegarvi un attimo, ma il DJ set non me l'aspettavo. Dunque, il sole è già sceso, quindi si vedrà quello che si vedrà. Comunque vi voglio raccontare un po' dove sono adesso e cosa mi hanno invitato a fare. Questo weekend vi porto in Alta Badia. Mi hanno invitato a questo evento, si chiama Let's Rock, che è appunto un evento della Coppa del Mondo di Sci, in concomitanza con lo slalom gigante maschile e lo slalom gigante parallelo maschile in notturna. Oltre alle competizioni, questo evento va a includere una serie di eventi paralleli appunto alle gare. Eventi che sono stato appunto chiamato e invitato per raccontarvi in video, qui su YouTube e anche su Instagram. Stories. Ovviamente se non mi seguite su Instagram Stories, mi raccomando, questa descrizione trovate tutti quanti i riferimenti, fatelo perché su Instagram Stories pubblico contenuti ogni giorno. In questo momento ci troviamo sul Piz Boé, ovvero una delle cime più belle e più alte dell'Alta Badia. Siamo appunto ospiti anche del Boé Alpine Lounge per il pranzo, che è un rifugio, ma chiamarlo rifugio è un po' riduttivo, appunto in cima alla stazione di monte dell'Ovovia. Io direi che qui ci vuole un bel room tour. Ci troviamo a Rosa Alpina di San Cassiano, un 5 stelle. E dato che né io né probabilmente voi siete abituati a stare in un 5 stelle, io penso che possa essere interessante guardare un po' più in dettaglio questa camera. Prima cosa, c'è a destra dell'ingresso il guardaroba. Come potete vedere è già esplosa la mia valigia. Abbiamo le ciabattine per il wellness, cassaforte, accappatoio per il wellness, ombrello, asciugamano, la mia roba. Qui c'è anche un omaggio del comitato e una bella giacca della Colmar, cazzo che figata. Proseguiamo ora nel bagno numero 1, dove c'è water e bidet. Stop. Mentre questo è il bagno numero 2, dove abbiamo appunto la vasca da bagno. Qui abbiamo la doccia e qui un fantastico specchio col lavabo. Bene, poi qui abbiamo la splendida camera da letto con il lettone e la scrivania che poi dovrò utilizzare per montare questo video. Proprio per quanto riguarda la scrivania, vediamo cosa mi hanno lasciato. Allora, abbiamo la cartella stampa dell'evento, Alta Badia Let's Rock, Coppa del Mondo di Sci 2018. Poi abbiamo un po' di acqua, un po' di mele, cosette varie. Qui abbiamo un regalo per me, grazie a Rosalpina. Che cos'è? Ah, è un Valdobbiadene speciale. Questo qua fuori è il balconcino. E niente ragazzi, questo è quanto. Adesso mi preparo per andare a fare un tuffo in piscina. You know I want it. Why don't you come on? Bene, dopo questo bagno rigenerante ci voleva assolutamente, andiamo a vedere l'estrazione dei pettorali per le gare di domani e dopodomani e poi andiamo nel Leitner Ropeways VIP Lounge, dove ci faranno appunto cena e ci sarà un party, insomma.
ancora la infreddolitissima serata prosegue nel Leitner Ropeways VIP Lounge. Siamo appena tornati dalla cena, siamo rientrati in albergo, adesso a me tocca montare il video di tutta questa cosa, perché deve essere messo online appunto il prima possibile. Domani mattina ci vediamo presto perché andiamo appunto a vedere la gara di sci, e adesso è mezzanotte e io devo lavorare almeno 2 ore. Quindi ragazzi, ci vediamo domani mattina. Buongiorno mondo! Bene, dopo aver quasi perso il drone che ha deciso di esplorare la Valbadia in autonomia da solo, adesso andiamo a vedere la gara della Coppa del Mondo di sci di slalom gigante maschile, che però purtroppo non potrò filmare perché i diritti ce l'hanno le televisioni, però nulla mi vieta di filmare tutto quello che è di corollario appunto all'evento. Siamo in cima al Leitner Ropeways VIP Lounge, alle mie spalle qui dovrebbero arrivare a momenti le frecce tricolore. Tra l'altro qui c'è una bella visuale sulla pista. Siamo per presentare signore e signori le frecce tricolore. Mangiato, adesso abbiamo un po' di tempo libero, torniamo in albergo, io lo sfrutterò per fare magari un po' di wellness e montare questo video. Intanto nevica, come potete vedere. Bene, ho fatto il bagno in piscina, mi sono fatto anche una saunetta, quindi direi perfetto. E adesso abbiamo un aperitivo con il campione di sci Max Blardone. Poco dopo avremo la cena al caratteristico Maso Sochastel. Bando alle ciance e torniamo fuori al freddo. Bene, questo ragazzo che avete visto nelle ultime riprese è Filippo Barbero, il solista delle frecce tricolore, ovvero quello che quando ci sono acrobazie delle frecce tricolore si stacca e fa appunto il solista. È stato veramente una figata conoscerlo. Adesso andiamo a mangiare e domani mattina invece mi aspetta la prima sciata della stagione. Ragazzi, io adesso vado a letto, vi auguro una buonanotte, ci vediamo domani mattina per una giornata sugli sci. Buongiorno dalla ridente San Cassiano, questa mattina si va a sciare. In questo momento siamo a noleggio, dove gli sponsor Blizzard e Tecnica ci attrezzeranno di sci e scarponi per affrontare al meglio la giornata sulla neve. We'll be right back.
Beh, la mattinata sugli sci con Annesso Pranzo la concludiamo qui. Adesso torniamo un attimo in albergo e ci rilassiamo. E più tardi torneremo al Lightner VIP Lounge per vedere lo slalom gigante parallelo maschile. Cos'è un parallelo? Praticamente una pista più corta dove due atleti scendono uno di fianco all'altro e si sfidano in questa maniera, in sostanza. Andiamo! Bene ragazzi, questo weekend in Balbadia si conclude qui. Vi lascio con il panorama della Gran Risa alle mie spalle e con un po' di cassa dritta che mi sa che tra un po' parte. Come di consueto vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram Stories, dove pubblico contenuti tutti i giorni. Trovate tutti i dettagli qui sotto in descrizione. Ciao e al prossimo video.